out di Berkic al secondo. In pochi secondi ha fatto vedere prima cosa non deve fare un portiere e poi come riscattarsi. Tiro di Candreva assolutamente privo di difficoltà. Berkic si tuffa e respinge rimettendo al centro un pallone controllabile. Mauri arriva praticamente da solo con Berkic a terra e scarica sul portiere che da par suo era stato coraggioso a buttarsi sui piedi del capitano della Lazio. Poi al quarto il gol della pareggio, lancio della tre quarti, Sau scatta sul filo del fuorigioco con Maurizio, anche lì bisognerà vedere questa posizione ma sembra davvero in linea, va a girare di destro Sau, lo stesso Maurizio nel tentativo di contrastare devia il pallone che si impenna e si insacca con un pallonetto inapprendibile alle spalle di Marchetti. Attenzione, calcio di rigore per la Lazio, atterrato Keita, attenzione, tutto pronto per il calcio di rigore. Lucas Piglia sul pallone di fronte Berkic, portiere enorme del Cagliari, la rincorsa di Piglia con il destro, il tiro rete, la Lazio si riporta in avvantaggio, spiazzato Berkic, rigore assegnato giustamente dall'arbitro Rocchi per un ingenuo intervento di Krstetic sul nuovo entrato Keita, ha ammonito anche Krstetic. Dunque Lazio che si riporta in avvantaggio alla quarta d'ora della ripresa, Cagliari 1 Lazio 2 Genova. 18° minuto, Lazio nuovamente in avvantaggio, conduce adesso sul Cagliari per 2-1, ma mettiamo ordine su tutto quello che è successo perché decisivi sono stati i minuti tra il 12° e il 15°. Prima i cambi nel Cagliari, Zeman ha fatto entrare Ekdal al posto di De Sena che indossava la fascia di capitano, poi doppio cambio nella Lazio con Keita e Cataldi che hanno preso il posto di Candreva e Mauri, quindi via anche l'altro capitano, quello della Lazio, Mauri. Neanche un minuto e Krstetic in area di rigore arriva in netto ritardo e colpisce sul piede proprio Keita appena entrato in campo. Il rigore è indiscutibile, il fallo di Krstetic davvero ingenuo, si prende anche un giallo il centrocampista del Cagliari della nazionale under 21, ma non era tra i diffidati. Sul dischetto va Lucas Biglia al 14° minuto e va a spiazzare il portiere Berkic che continua ad alternare cose pregevoli a erroracci. Al 16° aveva messo su un piatto d'argento il possibile gol dell'1-3, dunque della sicurezza per la Lazio, con uno scriteriato passaggio centrale a Rossettini anticipato da Felipe Anderson è arrivato tutto solo davanti a Berkic ma ha scaricato ancora una volta sul portiere serbo del Cagliari. Cagliari che aveva trovato il pareggio anche meritato con Nassau e che adesso deve ripartire da zero. 19:30 alla Santelia, Cagliari 1 Lazio 2 Bergamo. Ancora un rigore per la Lazio, ancora un fallo su Keita e questa volta è rosso per Diakité. Ci sarà questo calcio di rigore e dunque la Lazio ha l'opportunità di allungare. A più tardi, linea Milano. La rincorsa di Biglia con il destro, il tiro e questa volta è altissimo, lo scaraventa in curva, erroraccio di Biglia, non cambia il punteggio, Cagliari 1 Lazio 2, ma il Cagliari in 10 uomini per l'espulsione, rosso diretto di Diakité. Cagliari Lazio. È proprio così, è un secondo tempo pieno di emozioni e di occasioni qui alla Salteria con la Lazio che conduce sul Cagliari per 2-1, adesso va via con Felipe Anderson, il cross, pasticcio difensivo ennesimo del Cagliari che poi riesce comunque a spazzare. Allora velocemente alla mezz'ora un lancio per Felipe Anderson di Cataldi, forse il brasiliano scatta in fuori gioco, arrivano 2-1, va a servire Keita che sull'uscita di Berkic colpisce a botta sicura, Berkic rallenta ma non frena la corsa del pallone, prodigioso il salvataggio sulla linea bianca di Balzano, ha postato l'arbitro di porta Di Bello, ha detto la palla non ha varcato la linea bianca e ha avuto ragione. Gol su punizione di Parolo e la Lazio chiude l'incontro, Cagliari 1 Lazio 3, 91° si giocherà fino al 95° linea Palermo. Allora Cagliari siamo al 93° minuto, si giocherà fino al 95° come segnalato un paio di minuti fa nell'intervento su Palermo. La Lazio ha messo al sicuro il risultato con il gol dell'1-3 segnato su calcio di punizione da Parolo, una punizione da circa 27 metri spostato sulla sinistra sul pallone Cataldi e Parolo, tocco laterale di Cataldi per Parolo, tiro potente
potente e basso sul primo palo, non impeccabile probabilmente. L'intervento di Berkic, adesso la Lazio prova a dilagare in contropiede, Lazio che ricordiamo aveva fallito più volte l'occasione dell'1-3 specie sul calcio di rigore di Lunic, ma anche con una Keita tutto solo davanti alla portiere. Keita comunque ottimo nel suo ingresso in campo, adesso Lunic va a guadagnarsi un calcio d'angolo. C'è da dire che il Cagliari, mentre il pubblico del Sant'Elia sfolla, sarà una... è finita, scusami Di Santis, è finita Verona 3 Cesena 3, a te. D'accordo, grazie. Allora dicevamo, sarà una Pasqua amara per il Cagliari che, visto il punteggio che ci ha appena comunicato Zennaro dalla Bentegodi, perde anche il penultimo posto in classifica, o meglio il terzultimo, visto che il Cesena con questo punto conquistato in rimonta a Verona si porta a quota 22, mentre il Cagliari rimane a 21. Ancora la Lazio, dicevamo, il Cagliari ci ha provato fino all'ultimo con una conclusione di Ekdal, pur stanchissima la formazione rosso-blu con il pallone che è andato a lambire l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Marchetti. È finita a Palermo, Lorenzo Barbera, Palermo 1, Milan 2, a te. Ed è finita anche a Bergamo, Atalanta 1, Torino 2, di nuovo a te. Su 1 infatti la pallone finale dalla Sant'Elia, la Lazio ha battuto il Cagliari per 3-1, Milazio che però distanzia le squadre al quarto posto in attesa del posticipo delle 18:30 tra Fiorentina e Sampdoria. Contro il Cagliari non è stata una Lazio brillantissima, ma nel secondo tempo i biancocelesti hanno sciupato tantissime occasioni da gol. Primo tempo chiuso con la Lazio in avvantaggio alla mezz'ora, gol di Klose. A inizio ripresa, dopo un erroraccio di Mauri sotto porta il pari della Cagliari. Tiro di Sau al 49esimo, deviato da Maurizio, ma gol di Sau. Subito dopo entra Keita, in pratica spacca l'incontro. Il giocatore spagnolo di origini senegalesi si guadagna un calcio di rigore che Lucas Biglia trasforma al 59esimo. Ancora un fallo su Keita, ancora un calcio di rigore, questa volta espulso l'ex di Akite, ma questa volta Biglia calcia malissimo, alto sopra la traversa, ma il gol dell'1-3 arriva al 91esimo quando Parolo, su tocco laterale di Cataldi su punizione, trafigge per la terza volta Berkic. Cagliari penultimo da solo, Lazio terza da sola. Linea allo studio. Sans la pluie comme un été anglais, entend les notes d'une chanson lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie n'est plus aussi longue. Ma che c'è, un coro? Buonasera a tutti, siamo qui in diretta con Andrea, speciale opinionista. Il nido delle aguile, bentornati, come avrete capito dalla sigla siamo in compagnia di Andrea. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Andrea. Ciao, abbiamo Marco. Fatto le pagelle di Cagliari Lazio e magari da te raccontaci un po' tatticamente, un po' la chiave tattica della partita. Ma la chiave tattica è stata una Lazio a detta di tutti un po' meno brillante, forse abituati dalle prestazioni precedenti, però è stata una Lazio, per me ha fatto una partita intelligente, forse sta crescendo di mentalità, ha fatto un 20 minuti di attesa, ha studiato un po' l'avversario, anche se era una squadra un po' particolare, un po' diversa dalle altre visto chi l'allena, e ha vinto una partita da grande squadra, non bisogna avere paura a dirlo, forse non siamo abituati, abbiamo paura di scottarci, però è così, sta crescendo anche sotto quell'aspetto, anche questo grazie alla saggezza del mister e dalla complicità anche dei ragazzi che lo ascoltano e lo seguono. Ha vinto con un minimo sforzo, sapeva di non accelerare anche perché non si potevano fare dei ritmi altissimi, vista anche la quantità di nazionali che sono stati in giro per l'Europa e per il mondo, e ha vinto appena è capitata la palla buona, ha sbloccato la partita e da lì è partito in discesa. Questo è un aspetto che l'ha confermato anche la conferenza stampa di oggi di Pioli, quando ha detto non è che bisogna partire a razzo domani, ma se dura 90 minuti si può segnare all'ultimo minuto, si può segnare all'inizio, la partita è lunga, non bisogna fare chissà quanti gol, e quindi un po' anticipato quello che forse sarà la mentalità di domani a Napoli. Sì, una partita
Eh sì, sono d'accordo, perché anche se poi con il tipo di gioco che fa la Lazio, non credo che cambi di moltissimo, diciamo, l'impostazione. Però ho capito quello che dice Pioli, perché non ci deve essere fretta, la Lazio non deve essere, come dire, ansiosa di andare subito in gol, perché ci sono 90 minuti, e sono completamente d'accordo. E appunto sulla partita di domani, da quello che si è intuito dalla conferenza stampa, giocherà Berisha, però il resto della squadra dovrebbe essere lo stesso, quasi lo stesso 11 di sabato scorso, no Andrea? Sì, anche se io mi tengo un dubbio sulla fascia sinistra. Lulic? Perché c'è... non lo so, non ho la certezza di Brafaid, perché col fatto che si viene da un lungo infortunio come lui, fargli fare poi tre partite consecutive, visto anche l'assenza di Basta domenica, io non sono convinto che giochi. Anche a una domanda precisa che gli hanno fatto oggi, non era, ha detto che è disponibile, ma non l'ho sentito sicuro sulla sua presenza in sulla fascia sinistra, quindi magari potrebbe giocare anche Cavando a sinistra e Brafaid poi domenica Tempoli con Cavando a destra, anche perché, come sappiamo bene, dopo un lungo infortunio la prima si fa bene, ma poi c'è un calo fisiologico. Non lo so, forse questo dubbio, e mentre questo è un dubbio dettato da quello che ho sentito, mentre un dubbio che mi viene a me, non so se mi potete aiutare voi, forse sicuramente io mi sbaglio, come dici te Gianfranco, mister fa allenatore da anni, noi raccontiamo balle, quindi però io non so, forse avevo immaginato non con i quattro tenori come li hanno chiamati oggi, ma con ritornando a un 4-3-3 e quindi rinunciando a uno dei quattro lì davanti, che poi alla fine è uno, c'è dei Mauri, tre, perché lì poi bisognerebbe bendarsi gli occhi. No, io metterei Cataldi. Con Cataldi e Parolo ai fianchi di Biglia, e poi lì però prendere a occhi chiusi uno dei quattro, anzi forse uno dei tre, perché io Close lo lascerei sempre. Senti, ma secondo te quindi la squadra potrebbe essere la squadra che, tolto Keita ovviamente, che poi ha spaccato la partita a Cagliari, quindi tornando al 4-3-3 come diceva Gianfranco prima, con Cataldi, Parolo, Biglia e Candreva, Close, Felipe? Vabbè, considerando che Keita non può giocare domani, ma diciamo quello è stato un cambio a partita in corso che il mister ha indovinato, non lo so, ripeto, poi noi, io faccio tutto un altro tipo di lavoro, il mister fa questo, li vede, ripete continuamente in ogni conferenza stampa che stanno bene, e quindi stando bene puoi anche reggere magari l'urto di quei quattro là davanti. Sicuramente il mister sarebbe il primo a non rischiare se le condizioni fisiche non garantiscono l'equilibrio, che poi è la cosa determinante di una squadra. E se la vuole giocare così, diciamo, io difficilmente ho molte, diciamo, parto molto negativo, difficilmente ho sensazioni positive, ce l'ho, so che allora parto dal fatto che noi anche 1-2 gol glieli possiamo fare, se chi sbaglia meno dietro, beh, credo passi. Sì, anche penso che le difese saranno quelle decisive. Sì, perché comunque la Lazio di quest'anno dà l'impressione di potersela comunque giocare con qualunque avversario, proprio per il tipo di gioco che ha, per gli interpreti che ha. Certo, il calcio è strano, poi e magari tu fai 10 tiri in porta, al portiere ti fai i miracoli, o viceversa, capito? Quindi è molto 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 strano. Guardate, non so se ne avete parlato, la Juve con una squadra rimaneggiatissima, sta guardando il centrocampo, è pazzesco, praticamente sta dominando una partita che forse a detta di tutti l'avrebbe vista al 90% fuori dalla finale. Stanno giocando, della Juve ha detto rimaneggiata, nella Fiorentina invece sta giocando con l'11
titolare. Sì, no, a parte Pizarro, no, a parte Pizarro che no. Aspettate, scusate. No. Stavo per mettermi subito. No, no, a parte Aguilani e forse Savic c'è dietro, gli altri titolari. No, scusa, no, Aguilani, ma Pizarro, sì. Pizarro e Savic sono gli unici che gli mancano. Loro hanno perso addirittura a parte Tevez stamatina, ma hanno perso anche l'X-Liner durante il riscaldamento. E allora